Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere alle mie spalle siamo in una location alternativa rispetto al mio ufficio e siamo in compagnia di Carlo, ciao. Che ci ha portato in prova la sua Lotus Elise 220 Sport. Stiamo facendo il video e abbiamo i cavalli che ci stanno assaltando. Spettacolo. Stavamo dicendo Lotus Elise, macchina lunga 3,82 m, larga 1,72 m e alta 1,12 m, per la bellezza di 904 kg a secco. Il telaio della Lotus è composto da 26 pezzi d'estruso d'alluminio, uniti tra loro da una colla epossidica, fondamentalmente è una resina di derivazione aeronautica. Estruso d'alluminio più questa particolare colla aeronautica rende il telaio della Lotus estremamente leggero, estremamente resistente e anche sicuro nonostante le dimensioni della macchina. Di serie monta un assetto che paradossalmente è strano da pensare, ma è morbido, quindi va bene veramente per tutte le strade. In questo caso il mio amico ha tolto le molle Eibach e gli ammortizzatori Bilstein e ha messo un assetto Nitron, visto che la macchina è utilizzata prevalentemente per la pista. Per quanto riguarda le gomme, al posteriore monta 225-45R17, mentre l'anteriore monta gomme 195-50R16. E ora sapete cosa vi dico? Andiamo a provarla su strada. E come il telaio è estremamente leggero, abbiamo anche un interno fondamentalmente scarno, perché non c'è niente se non l'essenziale. Abbiamo dei sedili estremamente leggeri. Andiamo a sederci all'interno. Come potete vedere, l'essenziale significa aria condizionata, radio e basta. Ah, e abbiamo anche i vetri elettrici. Una cosa che mi fa impazzire è questo cambio con leveraggi a vista. Che spettacolo! Dai, andiamo a provarla. Eccoci qui alla guida della Lotus Elise 220. Che macchina ragazzi, che macchina! Monta un motore 1.8 di derivazione Toyota in alluminio che sviluppa 220 cavalli e 250 Nm di coppia. Stiamo parlando di un motore che monta un compressore volumetrico, come potete sentire dal fischio, dal sibilio in sottofondo, che l'aiuta nell'erogare tutta la sua cattiveria. Per quanto riguarda invece lo 0-100 di questa macchina, lo fa in 4 secondi e 6 e ha una velocità massima di 235 km orari, che non è tantissimo, ma si sa benissimo che la Lotus è una macchina da misto stretto, non è una macchina da velocità estreme. Diciamo che nel misto stretto ha ben pochi rivali. Motore posizionato centralmente in modo trasversale, ovviamente trazione posteriore e uno sterzo ragazzi che è uno sterzo che fa impazzire, è stupendo veramente, fa sentire ogni singolo dettaglio della strada, è estremamente fedele. Ovviamente non ha servosterzo, quindi nelle manovre è duro e pesante da muovere, però tanta roba. Assetto Nitron che veramente sembra di aver cucito la macchina addosso, è una cosa devastante, veramente siamo alla follia. Altra cosa che apprezzo di questa macchina è che è fondamentalmente una macchina da corsa con delle frecce, dei fari ed è pronta per andare in pista e questa cosa è stupenda veramente, cioè è una mini Dallara stradale se vogliamo. Ovviamente ci vuole qualche accorcimento per renderla ancora più estrema, perché come ho detto prima l'assetto paradossalmente per andare in pista è meglio sostituirlo come qualche altro dettaglio,
però è veramente una macchina da pista per la strada e questa cosa è stupenda. Poi, essendo la macchina fondamentalmente senza alcuna protezione acustica, ogni sassolino, ad esempio adesso stiamo passando in un cantiere, non so se si sente, ma colpisce la carrozzeria e il telaio e quindi sembra tipo di avere la sensazione di essere su una macchina da rally mentre sta facendo un trasferimento da una speciale all'altra. Questa macchina ha un differenziale meccanico aperto, però ha un differenziale Bosch elettronico che l'aiuta nelle situazioni più estreme. Sentite come suona e soprattutto quanto tiene. Cappello a Lotus che ancora produce questi mezzi, o meglio l'ultimo anno se volete acquistarvi una Lotus Elise, perché dal prossimo anno ci sarà in produzione la Lotus Emira, che sarà fondamentalmente un po' diversa rispetto alla classica filosofia Lotus di leggerezza, sarà una macchina più pesante eccetera eccetera. Quindi anche come investimento e come sensazione di guida vi consiglio, portatevi a casa una Lotus Elise prima che le vendano tutte o prima che costino veramente una follia. Quindi questo è il mio consiglio. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto ovviamente sapete cosa dovete fare, ovviamente mettere mi piace ed iscrivervi al canale. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, ciao!